Cari ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina qualora vi facesse piacere. Allora, da dove incominciamo? Cominciamo da questo tabù che è stato sfatato finalmente, quindi l'intervince uno scontro diretto. Ehm, sulla partita è stato detto un po' tutto, no? Diciamo quindi, cosa, cosa possiamo sottolineare? Possiamo sottolineare, fatto i Gasperini tiene a riposo mezza squadra proprio perché eh, per lui l'Inter eh, ormai è diventata la partita della vita. Eh, Atalanta parte forte, uomo contro uomo, fa gol su un rigore alquanto discutibile. Poi dopo veniamo anche a Milan e eh, Juventus. All'Inter si presentano tutti i titolari, quelli che ormai tirano la carretta da una vita e... e quindi Gasperini, questa partita la sente. Gasperini è un gobbo: è un gobbo maledetto, è un gobbo malefico. Nasce gobbo, allena la primavera della Juventus e proprio nel suo ambiente gobbo è sempre stato un gobbaccio antipatico. Lo sappiamo tutti. All'Inter durò cinque partite perché eh, fece un casino allucinanti. Parlava male dei giocatori, lui non si abituò minimamente ai giocatori, imponeva quel modo di giocare e quella squadra ricettava, e soprattutto Gasperini non è solo un gobbo. Gasperini ha dei gravi problemi per quanto riguarda la gestione della rabbia, è quello uno dei suoi problemi principali: la gestione della rabbia che mal gestisce, soprattutto quando incontra l'Inter. Tieni, Gasperini, tieni, vai a casa, gobbaci. Gasperini quindi perde perde con un Inter che è un po' in difficoltà un po' nel primo tempo, tempo l'Inter veramente mi ha, mi, ha, mi ha non impressionato un parolone ma mi è piaciuto tantissimo sull'aggressività nel recuperare la palla perché l'Inter tempo era un'altra squadra rispetto al primo e poi con un Geo che ha un posizionamento ha un posizionamento da da fuori classe quando qualcuno dice che un Geco 30 trentenne metterebbe in panchina Lukaku, secondo me non è che la butti proprio tanto fuori eh, dal seminato sta roba, perché Geco, ragazzi, io sono il primo a riconoscere mai mai, mi sarei aspettato un rendimento così eh, importante da parte del Bosniaco, no? anche perché quando l'Inter lo prese, Geco veniva da Sette gol alla Roma e diverse partite saltate per infortunio, ci sta togliendo tantissime beghe il Bosnia. Quindi il campo. Il ballerino, per esempio, cosa vuol dire del ballerino? Su Geco è il campo che parla, no? Cosa gli vuol dire Geco? Gli devi dire grazie, è pagato profumatamente, ma Geco gli devi dire grazie per l'impegno e la professionalità che ha e soprattutto per quanto riesce ad incidere anche a un'età importante. 36-37 anni Mkhitaryan lo stesso, un giocatore che sta incidendo tanto io l'ho sempre detto a livello tecnico Mkhitaryan per come vedo il calcio io è il giocatore più forte dell'Inter al centro campo, nessuno ha la tecnica di Mkhitaryan nemmeno Shalanoglu, nemmeno Brozovic è lui tecnicamente quello più forte, me lo ricordo bene Mkhitaryan a Manchester United sono fuori classe Datati, ma sono fuori classe. Quindi, l'Inter porta a casa tre punti. Meritatamente, ragazzi, per favore, è tutto opinabile. Ma criticare l'Autaro? L'Autaro entra in tutti e tre i gol. Fate come vi pare. Perché se dite l'incontrario siete ingiusti. L'Autaro entra in tutti e tre i gol dell'Inter. ieri. Non voglio sentire altro perché, se no, vuol dire le partite non si guardano, ma non perché io voglio difendere l'Autaro perché tutte le volte non fa la entra in tutti i tre gol dell'Inter quindi molto molto bene Onana molto molto bene Onana ieri decisivo nessuno lo sottolinea ma decisivo Onana per poi io ieri mi sono visto tutte e due le partite Milan Fiorentina una, una roba assurda perché c'è il rigore su Conei tutta la vita perché prima tocca l'avversario e poi dopo tocca la palla prende tutto, quello è il rigore e tra noi su De Vrij, danno un rigore alquanto discutibile questa razza che poi si scioglie come neve al sole con la Juve che occhio alla Juve io te lo dico, occhio alla Juve perché sta giocando senza Pogba, Paredes Vlaovic, occhio alla Juve, perché dietro comunque ha piazzato i bunker e non prendono gol, questi non prendono gol da una vita attenzione alla Juventus non solo a Napoli l'Inter ha modo di passare, tutti noi tifosi dell'Inter abbiamo modo di passare questi due mesi interne, interminabili senza la nostra squadra del cuore con un atteggiamento, con, diciamo, sensazioni più positive. Ed è un bene ci sia subito il Napoli. Datemi detta. È un bene, subito il Napoli a botta. O la va, o la spacca. E qui abbiamo finito. Stamattina, un certo... Signor Marotta saluta in maniera molto elegante, garbata, diciamo con tanta classe il signor Zang perché a Radio 1 Sport Marotta riporta testuali testuali parole. Allora futuro societario, seguimi bene. Bisogna dare molto rispetto alla famiglia Zang, in questi anni ha profuso tante energie, mi pare 800 milioni, qualcosina meno Marotta, ma siamo lì. Ha dato tanto al sistema calcio in Italia e all'Inter, poi è vero che tutti hanno avuto delle contraddizioni, scusami, delle contrazioni finanziarie. Quindi, è un ciao, ciao con la manina Zang. Queste sono parole di addio, ovviamente. E... Nella seconda parte, Beppe Marotta dice: Eticamente è giusto. E dopo la pandemia non si possono sfoggiare investimenti milionari assolutamente è normale. Questa contrazione abbia portato a un ridimensionamento dei costi, ma bisogna essere sempre bravi e competenti per rimanere competitivi in un mondo complicato. Questo va bene. Queste sono frasi di circostanza. La cosa che vi vorrei far notare, che vi vorrei porre all'attenzione, è che Marotta non riprende le parole del cinese di un mese fa. Dove dice continuità, continueremo? Marotta fa un commiato di saluto a Zang. Marotta saluta Zang perché la proprietà sta per cambiare. Ora vedremo se cambierà la settimana prossima, fra dieci giorni, fra un mese, fra due. Per come la vediamo noi, è molto probabile che cambi entro la fine dell'anno. Non, non mi rimangio, quello abbiamo, che abbiamo sempre detto. E comunque le parole di Marotta eh, non riprendendo. Non riprendendo minimamente la parola continuità che aveva dato Zang, dove poi lì nessuno gli chiese a Zang come pensi di continuare con 900 milioni di debiti e non potendo immettere capitale nell'inter, ma Marotta la lascia da una parte, e, e, e comunque saluta Zang e gli fa dei ringraziamenti. Quindi è ciao ciao Zang, gli fa così con la manina. Aspettiamo tutti la nuova proprietà. Poi vedremo se sarà araba, se sarà araba, americana, finlandese, eschimese, lo vedremo. Per noi saranno i sauditi i prossimi proprietari dell'Inter e non ci resta che, che, non resta che aspettare e vedere quello che accadrà. Sicuramente così non si poteva più andare avanti, ma abbiamo detto milioni e milioni di volte, ma non solamente noi, perché eh, qui si parla di, di rifinanziare un peak bond, che il peak bond viene fatto. Esclusivamente in caso di cessione della società, altrimenti avrebbero trovato un'altra formula. Qui si parla di rifinanziare un bond per poi fare cosa? Per creare una situazione insostenibile, cioè rifinanziare un pick bond che, tra l'altro, non si potrebbe fare perché Xang non ha le garanzie, non ha le garanzie per rifinanziare nulla. Il pick bond lo può estinguere solo una nuova proprietà, basta leggere il contratto. E che garanzie dà Zang? Ho sentito dire può dare le stesse garanzie che ha dato due anni fa, ma nel frattempo la situazione economica dell'Inter è peggiorata ancora di più. Cioè, un conto è dare garanzie economiche quando hai 500 milioni di debiti. Vuoi dare le stesse garanzie con 900 milioni di debiti? Ma siamo alla follia qui. Poi di finanziare cosa con 900 milioni di debiti e come va avanti? Come va avanti? problema sono i liquidi come va avanti questa di finanziare cosa una, una, una società che ha 900 milioni di debiti che perde 200 milioni all'anno di finanziare il pic bond per arrivare a un miliardo di debito fra un anno ma, ma ragazzi non c'era più nulla da fare ormai come ha detto qualcuno zanga è rimasto in tuta <ride> basta marotta stamattina l'ha salutato vedremo poi Cosa accadrà nei prossimi giorni? Basta aspettare tanto. Ora, appena avrò un po' di tempo, farò anche una live dove parleremo anche e soprattutto di quello che succede per quanto riguarda ehm, il discorso degli arbitri, che io non parlo mai di arbitri perché non mi attacco mai no, a queste cose perché non sono un piangina. Ho tanti difetti, ma non sono un piangina. Però, ragazzi, eh, stanno accadendo delle cose... Che andrebbero sottolineate, poi siamo sempre lì. All'Inter non parla nessuno, stanno tutti zitti, va sempre tutto bene, e invece no, bisognerebbe farsi sentire. Cioè, questa è una società importante che si deve far sentire, perché se non ti fai sentire prenderanno sempre di più il sopravvento. Ma all'Inter stanno tutti zitti, nessuno parla. Cioè i Milan ieri ha vinto una partita, Vog voglia vogliamo parlare di come ha vinto i Milan ieri. Dai ragazzi, su io ho vista la partita. Quella è una partita in Milano, deve vincere mai. Però eh, continuano questi favori arbitrali sempre ai soliti noti. Inter, fatti sentire. Questo comunque sarà uno dei primi, diciamo, eh, compiti della nuova proprietà: farsi sentire, diventare. Fare la voce grossa in certi contesti, non stare zitti e farsi schiacciare. È inutile dare di pagliaccio ad Alpino e poi stare zitti per due anni, mi capisci? Con questo, ragazzi, concludo. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ciao, Inter.